Mi sembra che Ministro Salvini, da Ministro degli Interni, sa che esistono leggi ed esistono anche leggi molto chiare, molto nette e addirittura le ha fatte anche lui, molto rigide riguardo al tema degli sbarchi. Quindi le leggi ci sono e vanno rispettate. Non è vero che è difficile arrestare le persone, il problema è poi giustamente attendere il giusto processo, cioè decidere se queste persone che sono arrestate o che hanno commesso un reato lo hanno effettivamente commesso. Questo mi sembra che sia la posizione più corretta e più responsabile. Il resto è solo oggetto di uno scontro politico per avere consenso da una parte o dall'altra. Io credo che su questo noi non possiamo starci. Il tema dell'immigrazione, il tema del rispetto delle leggi, del Lampedusa confine dell'Europa è un tema serio. Basta finire ad essere isolati. Questo è uno dei temi più difficili e sappiamo che la Libia è il cuore strategico del tema dell'immigrazione. Abbiamo lavorato negli anni precedenti proprio per far sì che si potesse stabilizzare la Libia perché questo potesse quindi dare certezza a chi vive lì e anche prospettive sul tema dell'immigrazione. Lo scontro tra virgolette fazioni è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Mi sembra che il ministro Moavero abbia detto con chiarezza che oggi non si può considerare la Libia porto sicuro. L'Italia deve andare avanti nel suo lavoro diplomatico, svolgendo un ruolo che è per l'Italia. L'Italia è centrale nel Mediterraneo, l'Italia non può rimanere fuori da un ruolo politico di governo della situazione.